entrata in guerra nel 1915 del Regno d'Italia. Però, per capire come avvenne, dobbiamo anche dire, partire un po', prendere la rincorsa dai primi mesi dello svolgimento delle operazioni belliche della Prima Guerra Mondiale. E in particolare partiamo dal cosiddetto piano Schlieffen, poi la grafia la trovate sul libro. Schlieffen era un generale tedesco che aveva appunto delineato il piano strategico che doveva seguire l'esercito tedesco in caso di guerra. Questo piano fu uno dei motivi aggiuntivi per cui la Germania dichiarò, appunto, mandò contemporaneamente un ultimatum sia all'impero russo sia alla Repubblica Francese. Perché? Perché il problema bellico fondamentale, gravissimo del Secondo Reich era appunto quello di essere circondata, di essere in caso di guerra, data l'alleanza tra Russia e Francia, doveva dividere il suo esercito, combattere su due fronti, no? Quindi era chiaramente, da un punto di vista militare, era una situazione praticamente di sconfitta certa. Allora Schlieffen aveva ideato questo piano che puntava tutto sulla cosiddetta guerra lampo, cioè sulla rapidità dell'attacco da parte dell'esercito tedesco, in modo simile ma ancora più drastico di quanto era successo nella guerra franco-prussiana del 1870-71, nel senso che l'esercito prussiano allora, solo prussiano, appunto, aveva sorpreso per la rapidità della sua invasione, del suo movimento, aveva sorpreso l'esercito francese, quindi aveva avuto, no, goduto del vantaggio, il famoso vantaggio della sorpresa, no? Della sorpresa non pasquale militare. Bene, ok. Quindi cosa prevedeva questo piano? Prevedeva di invadere con il grosso delle forze dell'esercito tedesco la Francia, ma attenzione, per poter avere appunto una maggiore dinamica, per poterlo fare più in fretta, prevedeva il passaggio dal Belgio, non solo dal Lussemburgo, ma anche dal Belgio. Il Belgio era uno stato, naturalmente, come sapete, era uno stato indipendente, e quindi poi prevedeva appunto di sfondare il fronte occidentale francese franco-inglese, adesso poi vedremo, e arrivare rapidissimamente a Parigi e quindi, no, come dire, eliminare uno dei due eserciti e quindi poi spostare tutte le forze militari tedesche sul fronte orientale e combattere e sconfiggere l'esercito russo. Quindi l'idea era di prima l'uno poi l'altro. Per questo scattarono le dichiarazioni di guerra, il governo del Secondo Reich chiese al governo belga di poter attraversare il territorio belga in cambio di un risarcimento, con un pagamento, ma il governo belga, tenendo conto che il Belgio era un alleato strettissimo del Regno Unito, rifiuta. I belgi potevano comunque contare sull'alleanza con il Regno Unito, in ogni caso non accettano il passaggio. Erano anche in buoni rapporti, ovviamente diplomatici, con la Repubblica Francese, quindi. E a quel punto l'esercito tedesco invade comunque, invade militarmente il Belgio, attua quanto previsto dal piano Schlieffen, ma
le cose non vanno in realtà come, come i vertici militari dell'esercito tedesco si aspettavano. O meglio, inizialmente sì, e infatti sembra che sembrò inizialmente che l'esercito francese fosse destinato a addirittura abbandonare il governo francese. Abbandonò Parigi, si rifugiò a Bordeaux perché temeva l'arrivo da un momento all'altro dell'esercito tedesco, e invece l'esercito tedesco alla fine fu fermato sul fiume Marna, a non molte decine di chilometri da Parigi, dallo sforzo congiunto dell'esercito francese che nel frattempo, e dell'esercito inglese nel frattempo. L'Inghilterra, chiaramente, il Regno Unito, meglio, aveva, non appena secondo Reich aveva messo piede nel territorio belga, immediatamente il Regno Unito dichiara guerra al secondo Reich, teoricamente in base comunque all'alleanza dell'intesa poteva anche ancora non intervenire, perché era sempre un discorso di molto discrezionale, no? E invece probabilmente non aspettava altro per farlo, perché non aspettava altro? Perché non poteva accettare che la Germania vincesse la guerra, no? Quindi proprio per il motivo di cui si diceva, no, nelle elezioni precedenti, lo UK non avrebbe mai potuto accettare una vittoria della Germania, perché questo avrebbe messo in discussione il suo primato, e quindi insomma voleva entrare in guerra, e naturalmente aspetta di avere la giusta causa, no? Nel momento in cui la Germania invade il Belgio, che non era, no, che non era un nemico, allora ok. Quindi, grazie anche all'aiuto dei soldati inglesi, l'avanzata rapidissima dei tedeschi viene fermata. Ci sono due ragioni anche ulteriori, due fattori ulteriori, oltre alla resistenza dei francesi e degli inglesi, ovvero che l'avanzata era stata perfino troppo rapida e quindi non c'erano, si erano interrotte le linee di rifornimento. Quindi l'esercito era andato così avanti che poi però non riceveva più rifornimenti. Pensate, un fattore che di solito viene sottovalutato, invece, no, quello appunto dei cosiddetti, no, impedimenta, no, nelle versioni latine, avete presente, no, le vettovaglie, gli impedimenti. Ma c'è un altro fattore: i russi riuscirono a mettere, diciamo, sul campo molte più truppe in breve tempo, molte più truppe di quelle che ci si aspettavano, almeno che i generali tedeschi si aspettavano, e quindi i generali tedeschi sono costretti a spostare una parte delle truppe che avrebbero dovuto combattere sul fronte occidentale, sul fronte orientale, per fermare l'offensiva russa. No, perché che era scattata in tempi molto più rapidi di quelli previsti, perché i generali tedeschi contavano sul fatto che i russi erano un po' bradipi, e invece in questo caso si dimostrarono molto meno bradipi di quanto si credesse. Come? Non hanno russato, non sono rimasti a russare a lungo. Ottimo. Bene, cosa succede? Succede che quella che inizialmente tutti gli stati maggiori dei vari eserciti, non soltanto quello dell'esercito tedesco, credevano sarebbe stata una guerra lampo, una guerra di movimento, se non proprio lampo, una guerra di movimento, che si sarebbe risolta in pochi mesi, se non in poche settimane, invece si trasformò contro tutte le previsioni. Nessuno l'aveva previsto, forse Giolitti l'aveva previsto, contro tutte le previsioni si trasformò in una guerra di posizione, cioè in particolare una guerra di posizione. Cosa vuol dire? Che, no, gli eserciti si fronteggiano più o meno sempre
nello stesso luogo per anni, nella forma nota, a tutti voi sicuramente nota, della guerra di trincea. I fronti erano costituiti da lunghissimi chilometri e chilometri di linee di trincee, perché i rispettivi eserciti, no, si trincerano, e quindi guerra di trincea, ma guerra di trincea alla fine, come vedremo, significa guerra di posizione, significa guerra di logoramento. Vince chi si logora di meno e logora di più le risorse complessive del nemico. Chi ha più risorse, chi riesce a procurarsi più risorse umane, non solo materiali e umane, e chi riesce a logorare maggiormente le risorse del nemico. Ecco perché la Germania sapeva che doveva puntare tutto sulla guerra lampo, perché chiaramente a livello di possibilità di procacciarsi risorse umane e materiali, il Regno Unito aveva molte più possibilità, grazie al suo impero coloniale e grazie alla sua marina, sia commerciale sia militare, alla superiorità sui mari. Guerra di logoramento, ovvero guerra totale. La prima guerra mondiale, come anche la seconda, sono guerre totali. Cosa vuol dire? Che appunto combatte in realtà anche la popolazione civile. Perché? Perché c'è un fronte esterno, il fronte esterno è quello appunto proprio, propriamente militare, ma c'è anche un fronte interno. Perché? Perché i soldati vincono o non perdono se la produzione interna di risorse, di munizioni, di fucili, di stivali, di quanto è necessario a sostenere lo sforzo bellico, è maggiore rispetto alla produzione dei paesi nemici. Quindi i civili di fatto diventano soldati del fronte interno. È una produzione di guerra, quindi è un conflitto anche a livello di produttività e quindi di produzione a scopo bellico, perché quello diventa poi, in una guerra totale, in quanto guerra di logoramento, diventa il fattore principale, ciò che decide chi vince e chi perde. Bene, questa situazione poi vedremo andrà avanti per anni. Ovviamente di volta in volta tutti, no, gli eserciti nemici contrapposti tentano delle offensive per sfondare le linee difensive, le trincee altrui, ma tutte le volte vengono respinti, vanno avanti così massacrandosi, no? Allora, per avere un'idea, scesero in campo 70 milioni di soldati, e no, in particolare anche soldati indiani, soldati australiani, soldati della Nuova Zelanda. Perché? Perché facevano parte dell'impero britannico. Quindi il Regno Unito usa anche soldati appunto di altri continenti, coinvolge anche il Medio Oriente, quindi sia l'Africa nord orientale, sia appunto l'Asia mediterranea, tutta l'Arabia. Perché? Allora, adesso bisogna aggiungere questo, perché in seguito, a fianco dei cosiddetti imperi centrali, cioè Impero Austro-Ungarico e Secondo Reich, entra l'Impero Turco-Ottomano. L'Impero Turco-Ottomano entra in guerra per la rivalità di confine con l'Impero Russo, quindi si allea la Bulgaria, anche si allea agli imperi centrali, mentre Romania, Montenegro, Grecia si alleano con le potenze dell'intesa, Francia, Inghilterra, Russia, e anche il Giappone. Il Giappone si allea
con l'intesa perché? Perché la Germania aveva un piccolo dominio coloniale nella Cina settentrionale, subito a sud della Manciuria, quindi praticamente, potete anche poi vederlo, quasi di fronte al Giappone, e il Giappone mirava a impadronirsi dei domini coloniali, dei territori coloniali tedeschi in Cina, per poi espandersi in tutta la Cina, in particolare poi nella Manciuria, ma da lì anche eventualmente nel resto della Cina. Ok, no, questo è il quadro, no? E poi già vi avevo anticipato, ne riparleremo, i morti militari, la stima minima è quella di 10 milioni, quindi potete immaginarvi. Questa è la situazione. Alla fine del 1914, all'inizio del 1915, più o meno diciamo dall'estate del 14 all'estate del 15, primo anno di guerra, la situazione, no, fondamentalmente poi entreremo meglio nei dettagli, è questa, no? Cioè, guerra di posizione, tutti bloccati nelle trincee a massacrarsi a vicenda in base a inutili tentativi di sfondamento, di assalto, di sfondamento. Dobbiamo inserire un elemento tecnologico, in particolare l'uso della mitragliatrice, l'evoluzione tecnologica delle armi legata alla Seconda Guerra Mondiale aveva, tra le altre cose, prodotto la mitragliatrice. E la mitragliatrice, in quel momento in cui ancora i carri armati erano soltanto dei prototipi e quindi erano molto deboli, bloccava praticamente qualsiasi assalto alla baionetta, no? La strategia tradizionale era l'assalto alla baionetta, ma quando non c'erano le mitragliatrici, oppure l'assalto della cavalleria a cavallo, ma quando non c'erano le mitragliatrici questo poteva funzionare, ma nel momento in cui invece vengono usate le mitragliatrici e poi anche naturalmente dei cannoni molto più potenti, no? Un'artiglieria decisamente più pesante, più precisa, ovviamente questo è impossibile, ma quegli zucconi dei militari, dei generali, di tutti gli eserciti non l'avevano capito per niente, continuavano a mandare masse di soldati all'assalto per farli massacrare inutilmente. Questa è la storia. Ci sono tantissimi film bellissimi, no? Potete guardarli per farvi un'idea, a partire da quello, tra l'altro, per così dire, grottesco, no? Tragico comico italiano di Mario Monicelli, La Grande Guerra, con Gassman e Sordi, no? Che riguarda proprio la guerra italiana, ed è molto interessante, molto bello, anche divertente. Però ci sono anche dei film capolavoro come La Grande Illusione del regista francese Renoir, che è figlio del pittore impressionista, poi c'è Orizzonti di Gloria di un regista che credo conosciate, Kubrick, Stanley Kubrick, Orizzonti di Gloria, bellissimo, potete vederlo anche in inglese, che poi... Comunque, detto questo, cosa fanno gli italiani? Cosa succede nel Regno d'Italia in questa situazione? Allora, inizialmente, chiaramente l'Italia, il Regno d'Italia, il governo Salandra, con ministro degli esteri fondamentale, no? In una situazione di questo genere, Sonnino, quindi un governo dei liberali di destra, dei liberali conservatori, per non dire reazionari, quelli che avevano tentato il ritorno alla monarchia costituzionale semplice, no? Sonnino, vi ricordate? Torniamo allo statuto, quindi eliminiamo la monarchia parlamentare, torniamo alla monarchia costituzionale. Quindi questo governo inizialmente proclama la neutralità in base al fatto che il trattato firmato e confermato dal Regno d'Italia della Triplice Alleanza,
impegnava il Regno d'Italia semplicemente in una guerra difensiva, cioè l'Italia si era dichiarata obbligata a intervenire a fianco di Austria e Germania o di una delle due in caso di attacco o all'Austria o alla Germania da parte di più di un'altra potenza. Se due potenze attaccavano la Germania, allora l'Italia, ma in quel caso la guerra era scoppiata perché l'Austria aveva dichiarato guerra e in più inizialmente era stata attaccata soltanto dall'Austria, quindi da questo punto di vista l'intervento della Germania non era necessario. Non solo, ma il trattato prevedeva che il Regno d'Italia sarebbe stato avvisato e consultato prima di qualsiasi dichiarazione di guerra, cosa che il governo austro-ungarico si era ben sognato dal fare. Quindi, in questo senso, il governo italiano si sentiva legittimato a non intervenire, a dichiarare la neutralità, anche se invece il governo austriaco e poi anche i tedeschi accusarono gli italiani, il Regno d'Italia, di tradimento e quindi fecero molta propaganda politica su questo. Per dirvi, la guerra totale è anche una guerra di propaganda, no? Di propaganda per fiaccare il morale delle truppe, sia delle truppe sul fronte, sia delle truppe nel fronte interno, sia della popolazione civile, no? Ok. Però immediatamente, nel momento stesso in cui il governo Salandra dichiara la neutralità, comincia a intavolare trattative, una doppia trattativa con le due parti, per vedere chi offriva di più. Una trattativa con appunto gli imperi centrali e una trattativa invece con Francia e Gran Bretagna, ovvero Regno Unito. Alla fine prevale, diciamo così, l'offerta dell'intesa. L'offerta dell'intesa prevedeva, attenzione, prometteva in caso di vittoria al Regno d'Italia l'espansione nel Trentino, nel Sud Tirolo, che non era italiano, come ben sappiamo, l'attuale Alto Adige, che ancora oggi non è, no, di nazionalità italiana se non minoritaria, comunque allora per niente c'erano solo sud tirolesi, montanari, no, tedeschissimi. Sud Tirolo, l'ultimo pezzetto di Friuli, Gorizia, in particolare la provincia di Gorizia, Trieste naturalmente, la Venezia Giulia, ma non solo, tutta l'Istria, che non era, sì, vedeva una presenza di una, perlomeno soprattutto nella città di Fiume, di una forte componente italiana, ma non era maggioritaria, tutta l'Istria era soprattutto abitata da croati, e una buona parte di Dalmazia, nonché il protettorato sull'Albania, e anche il porto di Valona in Albania, e poi anche una parte da definire delle colonie tedesche, no, dei domini coloniali tedeschi. Questa era la promessa. Mentre, no, l'impero austro-ungarico ovviamente non voleva cedere i propri territori nella penisola italiana, tantomeno ovviamente l'Istria e la Dalmazia. Nonostante le pressioni del Secondo Reich, no? che invece era più favorevole a un accordo con il Regno d'Italia. Il governo, le trattative naturalmente sono condotte da Sonnino, e a un certo punto il governo, su mandato del re, le trattative sono condotte da Sonnino perché era il ministro degli esteri, però certo, comunque il primo ministro era Salandra, quindi certo erano d'accordo, ma a un certo punto nel marzo del 15 viene siglato il trattato di Londra, quindi l'Italia si impegna a quelle condizioni a entrare in guerra a fianco
delle potenze dell'intesa, ma avendo soltanto un consenso da parte del re, non da parte del Parlamento, senza aver interpellato prima il Parlamento. Qual era la situazione in questo senso, qual era la posizione degli italiani e poi anche del Parlamento relativamente alla questione se entrare o meno in guerra? Era molto diversa, adesso io lo saprete la prossima volta, a meno, ma potete sempre anche studiarvelo, ma comunque ne riparleremo la prossima volta. Adesso mi sembra vagamente che sia suonata, o io o sono suonato io, non so, una delle due. Io ho sentito una vaga, in mezzo a un grande casino, però va bene. La vaga caparella, comunque la sostanza era che la posizione interventista non era maggioritaria né a livello di popolazione civile né a livello di parlamentari. Almeno 300, sicuramente con un atto ufficiale, almeno 300, poi vedremo quale, 300 parlamentari su 505 si erano pronunciati informalmente, ma con un gesto pubblico, contro l'ingresso nella prima guerra mondiale. E invece tutto fu rovesciato.